Le risorse ricrescono col tempo. Se non riesci a trovare pesci, stavo leggendo, gli animali e le piante da raccolta hanno delle preferenze. Mettili vicino a te. Ah! Benvenuto negli spettri scout. Prima di gettarti nella tua prima escursione in solitaria, datti una sistemata. Grazie, grazie. È ora di iniziare la tua escursione in solitaria. Apri la lettera che hai portato dalla barca Remi. Dice: cara Spettro Scout, bene, siamo femmina, bello. Ti do il benvenuto sull'isola di Cozy Grove. L'isola non dispone di utenze e altri servizi pubblici, quindi sei pregata di portare con te tutto il necessario. Ma sotto la pioggia ci dobbiamo beccare. I guardaboschi di stanza sulla terraferma raramente si spingono sull'isola. Dovrei essere autosufficiente, ti pareva. Alcuni campeggiatori hanno parlato di incontri con gli orsi nella zona. Perciò fa attenzione, divertiti e ricorda di alimentare il fuoco. Servizi scout. Motto degli spettri scout: tutti coloro che si sono smarriti meritano gentilezza. Classico verso. Quanto sono vecchi questi ceppi scout? Dal sapore direi che hanno un secolo come minimo. Allora, dove ci hai portati questa volta? Sull'isola di orsi, dici? Il manuale cita un luogo che corrisponde alla tua descrizione, Cozy Grove. Percepisco decine di spiriti feriti che non trovano pace. Hanno un disperato bisogno di aiuto, ma non ne sono consapevoli. Questo non sembra il tipico luogo in cui i giovani spettri scout vanno per fare la loro prima escursione in solitaria. Oh beh, se ti hanno mandata qui, gli scout devono avere fiducia nelle tue capacità. Sei pronta a scoprire che cosa c'è là fuori, oltre le mie Cioè, fiamme? Beh, credo di sì. Bene, vedo il fantasma di un guardaboschi, ai margini del bosco. È lì che aspetta da tanto, tanto tempo. Non avere paura, Scout, vai a presentarti. Dopotutto, sei qui per aiutare. È un fantasma? Carlotta Pigna, un altro escursionista immaginario. Stamattina devo aver fatto il mio Lady Grey un po' troppo forte. A meno che non sarai una persona vivente, vero? Sì, lo sono. Non sentivo una notizia così entusiasmante da quando si sono dischiuse le uova degli usignoli. Ti do il benvenuto al campo di Cozy Grove. Sono Carlotta, la guardia boschi locale, nonché un fantasma. Se hai qualche problema, sono l'orsa che fa il caso tuo. La tua uniforme ha un'aria familiare. Oh cielo, sei uno spettro scout. Questo cambia un po' le carte in tavola. Beh, esatto. Un problema? Non sei il primo spettro scout a visitare quest'isola. Molti anni fa, un'altra giovane ambiziosa evocò qui un fuoco nella speranza di guadagnarsi il suo ultimo distintivo. Ok, così è un po' inquietante. Ok, andiamo avanti. Non andò come previsto, ma non serve soffermarsi sul passato, no? Ora sei qui, e lei no. È molto paurosa come cosa. Se hai intenzione di fermarti per la notte, ricorda la prima regola della sopravvivenza. Tieniti al caldo. Da qualche parte qui intorno c'è un tronco di legno. Trovalo e gettalo nel fuoco. Chissà dov'è il tronco di legno, eh? Questo è il ceppo degli spiriti. Dove lo hai preso? Beh, innanzitutto grazie, è delizioso. La presenza di ceppo degli spiriti non conferma. Ma la presenza di ceppi degli spiriti conferma i miei sospetti. L'infestazione di Cozy Grove ha origini profonde. Ci sono molte anime smarrite qui che hanno bisogno del tuo aiuto. Non possono riposare finché qualcuno non le aiuta. Potrebbero aver persino dimenticato chi erano o come sono morte. Oh, che bello. Ah, quel ceppo degli spiriti ha preso fuoco bene per me ora. La mia luce si espande. Nuove zone dell'isola si stanno svegliando. Luoghi dimenticati risorgono dall'oblio. Vedo qualcuno di nuovo, un costruttore di oggetti utili. E se ne va. Ciao! Che fa? Oh, allora mi vedi? Scusa, pensavo di essere invisibile. Scusa, accettate. Questo è molto, molto, molto gentile da parte tua. E sicuramente più di quanto mi meriti.
Ha una buona manualità ed è un orso e ha la forma di uno di quei metri avvolgibili. Va tutto bene. Un giro qui, una botta lì e voilà, la tua prima pala. Le mie zampe continuano a scivolare dentro il tornio, ma se vuoi scavare i cumuli di terra dell'isola, quella para farà cosa. Avete visto, spiriti? Ho aiutato questo povero scout, la mia maledizione è finita! Niente da fare. Eccoti un ceppo. Ben fatto. La mia luce si espande ancora. Ora vedo un vecchio amico. Il lag. Mr. Kit ha notato la nostra luce appena aperto il suo negozio. Eccolo, oddio, paura. Questo è un orso, in teoria. Comprerò la tua roba allo spacciatore. Salve, potenziale acquirente. Devo confessare che quando ho seguito il tuo fuoco non mi sarei mai aspettato di finire di nuovo qui. È un pessimo stato. Ma del mercato... Io mi chiamavo Mr. Kit, conosco il tuo nome. Giustamente, che non mi hanno mai chiesto quando ho iniziato il gioco, però va bene. Un accordo permanente. Mi sta bene. Questo un po' meno. Salve. Capitan Bill Tempesta. In vita ero un orso di mare. Ho fatto avanti e indietro da Cozy Grove alla terraferma almeno un centinaio di volte. È innaturale, dicevano alcuni, che un orso voli tra le onde. Come facevo io? Hai dato retta? Certo che no. E ora sono cambiato. Alto là, giovine. Da quant'è che ne stai lì? Mi ha interrotto mentre rievoco le mie origini. Sono il capitano Bill Tempesta, anche se alcuni ora mi chiamano l'orso gabbiano. È una strana faccenda essere un orso gabbiano. Le mie due metà hanno ben poco in comune, a parte l'amore per il pesce. Hai fame? Provami una canna da pesca e ti mostrerò il piatto della casa. Ah, devo pescare io, giustamente. Mi sembra giusto. E si è colorato anche lui. Che carino. Vai, 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 vai. Cos'è? Succhia fango. Va bene. E che cos'è? C'è un gelato in quel pesce. Il brutto gobide. Ora piano con le offese. Ma cosa sei tu? Pesce polmone collassato. Che bei nomi. Le piace? Oh no, la mia barca. La mia barca. Ma no. Oh oh, questo è rapimento. Signor Patrizio Pelosi, ovviamente. Orso postino. Al tuo servizio. Sai, quando sono entrato in servizio postale, ho conto subito che l'avrei fatto per tutta la vita. Consegnare la posta per i fantasmi è tutto un altro paio di maniche. Deve essere un lavoro fantasmagorico. Senti l'adrenalina dello scoprire un nuovo pacco? Il brivido di controllare un indirizzo ben scritto? No. Io no. Oh, aiuto postino. È già il brivido della posta. No. I pacchi soprannaturali non identificati, ovvero i PNI, saranno i nostri principali incarico. Scusami. Uno che grida in aramaico o vomita fiamme demoniache, ovviamente. Che bello. Toh. Va bene. Ok. E niente. Abbiamo finito per oggi. Abbiamo letteralmente finito.